Allora noi siamo pronti per questo viaggio che è veramente importante per noi, però abbiamo deciso, visto che il viaggio è proprio importante e vogliamo che venga fuori una cosa esagerata, la nostra macchina aveva bisogno anche di idee migliori, no? Di affidarsi magari a qualcuno di più professionale per quanto riguarda gli interni della macchina, perché non si può pensare ad andare con la nostra camperizzazione fatta da noi, Estiva, fatta estiva, da... quindi non so se vi ricordate come era la nostra camperizzazione iniziale. Comunque, detto questo, noi alla fine abbiamo conosciuto Joseph, detto Gise, della Giselabs, Che sono giusto? io, vi saluto. Che ci dà non una grande mano, ci sta facendo tutto il lavoro lui. E niente, comunque. E ha deciso di diventare il nostro sponsor per quanto riguarda la camperizzazione della macchina. Ragazzi, qui si parla di artigianato vero, proprio come si deve, fatto proprio con queste manine dei capolavori che poi vi faremo vedere. Allora, io sono contentissimo di mettere la mia passione nel vostro viaggio, perché così facendo, mettendo io le mani nella vostra auto, in qualche modo mi portate con voi fino a Capo Nord. Quindi, anche se per tantissimi motivi io non posso muovermi momentaneamente, farò comunque un viaggio Certo. inaspettato, che non era calcolato di fare. Quindi io vi posso solo ringraziare che mi date la possibilità di venire con voi. Noi Io vi ringraziamo te saluto. per darci la possibilità di fare un interno come si deve. È una cosa che non mi pesa minimamente perché è passione allo stato puro. Non è visto come un lavoro, non è un lavoro, è usare il tempo libero per stare bene. Quindi faccio una cosa per me stesso facendo queste creazioni, lavorando in legno. Lavorando in legno io sto bene, quindi sto solo bene a passare Quando uno sta bene, questo non può tempo con venire che ha un voi. lavoro fatto bene. Via, allora Niente, allora iniziamo. noi si inizia. Ci Iniziamo a portiamo con tagliare, noi virtualmente, magari che ne so, in un futuro vedrai proprio con noi. Ti via. Lo camperizzi spero. una macchina anche te Pick e up, vieni se ce con la noi. fa, mi preparerò il pick up per andare a Capo Nord, anche se vediamo a base il gasolio perché è un casino. Si fa un piano qua, Sì. dove qui ci sarà un qualcosa per sorreggerlo. Te avrai l'accesso qui sotto per poter levare tranquillamente la ruota. Ok. In più c'è stivaggio e sopra si fa Perfetto. i due 24-26 e mezzo per 100, 106, no, 24, 90, e mezzo. ti ricordati l'altezza, 26 e mezzo, 24. 24, 96. Boh. Vai. Ora. Questo, preso. Inizia a prendere forma, eh? E qui ci siamo. Ora si leva questa aria qui che è brutta brutta.
se tieni le mani qua non hai problema. Il problema è che quando non c'hai il laterale e fa così, quando li va a mettere ci ingollisce. Scopisco, se non c'ha, visto, non è preciso, lui ha messo comunque un pezzettino, anche se non lo vuoi mettere tutto, ma un pezzettino, una stecca così, no, anzi se sarebbe meglio sotto. No, gli si mette il tappo e si fa da così. Appunto, sì, il tappo è fatto la buca. Sì. Perché devi fare la buca, non capisco, per passare la roba? Si è fatto buchi apposta. Vabbè sì, allora basta anche così, perché devi fare un tanto. Ah, anche. Sì. Comunque ci vuole tappo e tappo, in modo che i biscotti sono precisi. Ok. Sì. Biscotti. E di qua c'è da tagliare. Il caffè latte lo pigli, io lo taglio, taglio. Allora, qui ci siamo, non lo tocchiamo più, lo metto. Guarda, io lo lascio lì, vuol via. Ora si segna anche di qua. 26 e mezzo. 31 e mezzo, 26 e mezzo. 31 e mezzo, 26 e mezzo. Lo fai partire, quando è partito lo pieghi. Rendiamo conto di quante inclinazioni si deve fare per uno sportello. Ora li scrivo io a Lendelo Verde. Primo round scrivi 32-2. Per 24. Secondo round.
42 per, se come quell'altro dovrebbe essere, per 23. Bravi, fatemi un po' vedere il cassetto. Che si fa peso per la misura, no, perché ci tiene. Quindi qua giù, giusto?